che cosa sono gli algoritmi, perché insomma alla fine da quelli dipendiamo e da quelli dobbiamo cominciare a smarcarci, a prendere coscienza di come funzionano per non essere appunto vittime degli algoritmi, ma semplicemente dei consumatori. Il problema è se l'algoritmo, come abbiamo visto, non è neutro, se l'algoritmo, come abbiamo visto, è una composita formazione ideologica basata sugli interessi di chi lo produce, il tema che si pone è negoziabile questa potenza di calcolo o no? Ma di che deve parlare un giornalista se non dei propri algoritmi che ha quando apre il proprio portatile o entra in redazione e si mette al proprio sistema editoriale? Che cosa c'è lì dentro? Lui cosa ne sa di come vengono ricomposte, riformulate, reimpaginate i criteri delle informazioni, se non le contratta prima. E se non siamo noi come giornalisti, fra gli altri, insieme ai medici, insieme agli avvocati, insieme ai mediatori, insieme ai professori, i rappresentanti di un interesse sociale, ma perché mai dovrebbero ancora pagarci? Come funzionano gli algoritmi? Produciamo dati. Un tempo i dati li producevano gli scienziati, erano loro che facevano gli esperimenti, prendevano le misure e producevano i dati e li usavano per farsi le teorie. Oggi noi viviamo in una società in cui i componenti della società non sono uomini con protesi elettroniche. Io non credo che si debba avere paura degli algoritmi, si deve avere paura del mercato. Oggi i dati sono non solo più non prodotti dagli scienziati, ma molto spesso sono proprietà di grandi companies. Fatevi almeno pagare un centesimo per ogni messaggio che fate, perché loro poi li rivendono i vostri dati. Bisogna rifondare lo Stato sociale, bisogna smettere di aver paura, bisogna creare dei modelli che abbiano un senso per la dimensione attuale. Siamo a delegare le nostre funzioni cognitive a sistemi che le prendono, che le mettono in ordine e che lo restituiscono al modo loro, non nostro. Abitiamo tre spazi. Abitiamo il fisico, abitiamo il mentale e abitiamo la rete. E sono tre spazi incrociati, ma se veramente diversi l'uno dall'altro. Non esiste ancora una visione di come gestire lo spazio virtuale. A rischio, autonomia. La datacrazia prende potere sulle nostre autonomie. Memoria, ne ho parlato. Se, il se svuotasi e va a pubblicarsi sulla rete. E reputazione. Noi torniamo nella cultura della vergogna. La vergogna essendo la responsabilità verso l'altro, non verso sé. La tua reputazione diviene il tuo capitale più prezioso. Il percorso di consapevolezza passa attraverso l'educazione. Noi abbiamo a che fare con sistemi che sono costantemente in evoluzione, che sono dinamici e che non consentono condizioni di prevedibilità. Certamente i rischi sono quelli delle spiegazioni riduzionistiche e deterministiche, false dicotomie, quelle tra la formazione umanistica e la formazione scientifica, tra le conoscenze e le competenze. Sono quelle che contrappongono, ad esempio, la specializzazione dei saperi alla interdisciplinarità dei saperi. Allora, tra le grandi illusioni proprio di questa civiltà ipertecnologica ci sono proprio quelle che vedono nella tecnologia, nel digitale e nei dispositivi tecnologici la possibilità di offrire garanzie in termini di fiducia, relazionalità, protezione, sicurezza, prevedibilità dei comportamenti, gestione di tutto ciò che è incertezza. Il grande equivoco, cioè pensare che l'educazione e la formazione per questa civiltà ipertecnologica siano un'educazione, una formazione squisitamente tecnica e tecnologica, mentre noi abbiamo bisogno di ben altro. Gli algoritmi, per
per fare business. Quindi noi dobbiamo essere coscienti, consapevoli anche da questo punto di vista. Io credo che un'impresa che vuole stare sul mercato oggi e nel futuro debba assolutamente approfittare dell'opportunità di raccolta dei dati che ci sono. Siamo ancora, come dire, agli albori. Ci saranno 50 aziende in Italia che sono in grado di farlo, 150 che stanno pensando a come riuscire a farlo, 1000 che ne hanno sentito parlare e gli altri che non sanno neanche di cosa stiamo parlando noi a questo tavolo. Ci dobbiamo spostare e ci stiamo spostando e, come dire, le aziende più evolute lo stanno già facendo, a una simbiosi dove c'è coincidenza di interesse fra l'impresa e i suoi stakeholder, compresi ovviamente assolutamente i propri clienti.